una conversazione o lezione che sia a proposito dell'improvvisazione. È un tema che mi è molto caro perché l'improvvisazione la trovo molto importante dal punto di vista didattico. Esistono vari tipi di improvvisazione, poi in genere per improvvisazione ci si riferisce al jazz, che effettivamente è uno dei campi più importanti dell'improvvisazione, ma non esiste solo il jazz, l'improvvisazione esisteva anche prima. E comunque l'improvvisazione che mi interessa, di cui mi interessa parlare, è un'improvvisazione che serve dal punto di vista didattico, cioè serve per imparare meglio la musica, per trovarsi più a proprio agio con la musica, per diventare dei migliori musicisti. Dovendo fare un esempio su che cosa, la differenza tra improvvisare e suonare la musica scritta, è una differenza che può sembrare evidente, ma in realtà a molti sfugge. Mi è venuto in mente, pensando a questa lezione, l'esempio dello sciare. Uno sciatore che segue una pista tracciata, una pista di slalom tracciata, è come un musicista che legge uno spartito. C'è qualcun altro che ha deciso lui esattamente cosa deve fare, lo ha deciso in tutti i dettagli, ha segnato le porte, i pali, ha scelto la pendenza, da che parte passare della pista. E lo sciatore può solo eseguire, seguire quel tracciato, sbagliare, farlo in maniera mediocre, farlo bene, farlo meglio di tutti gli altri. Diciamo, nello sci evidentemente c'è l'aspetto della gara, della velocità, nella musica la velocità non è quasi mai motivo di gara. Però effettivamente ogni interprete, pur avendo delle cose tutte definite da fare, ha una certa libertà, riprovando e riprovando, sbagliando, perfezionando, interiorizzando, memorizzando il percorso, lo si riesce a fare benissimo con leggerezza, da notare che anche i commentatori sportivi usano il termine interpretare, come in musica. L'improvvisazione, invece, è uno sciare con la stessa tecnica, gli stessi sci, lo stesso modo di fare le curve, di fermarsi, di andare veloci, di rallentare, eccetera, ma in assoluta libertà. Non c'è nessun palo, nessuno ha detto prima cosa devi fare, scendi. E scendi quanto vuoi, veloce quanto vuoi, lento, torni indietro, scendi di 30 metri, scendi di 3 km se la pista lo consente, velocissimo, lento, e curvi e non curvi, sei in assoluta libertà. Però la tua tecnica, le tue competenze sono le stesse più o meno di chi fa lo slalom. Puoi anche fare uno slalom per conto tuo, lo inventi e lo fai. Mi sembrava un esempio calzante. Allora, vediamo cosa può servire per improvvisare. Beh, devo dire la prima cosa che serve è aver voglia di improvvisare. Non si può improvvisare se non se ne ha voglia, se non c'è questa curiosità, questa ricerca. Quindi, improvvisiamo solo se ne abbiamo voglia, siamo curiosi, è una cosa che ci interessa, altrimenti non si può improvvisare, non serve improvvisare se te l'ha ordinato il dottore. Non è facile improvvisare, perché è vero che qualunque cosa può essere considerata un'improvvisazione, anche questa, anche lo stare zitto è in un certo senso un'improvvisazione, un po' monotona. Oppure anche fare è una cosa che io non ho mai fatto prima, tante cose non saprei neanche rifarla e questo vedremo è un difetto per un'improvvisazione e ho fatto qualcosa di completamente inventato, ma se tralasciamo queste stranezze, questi eccessi e cerchiamo di fare un'improvvisazione che serva a chi la fa, questo è lo scopo principale e anche come secondo scopo che piaccia a chi facendola se l'ascolta e a chi eventualmente ascoltatore stia a sentire, allora la cosa diventa un pochino più difficile. Più note abbiamo a disposizione e più è difficile improvvisare. È un po' come un disegno, più colori abbiamo e più può essere difficile. Se
Se limitiamo il numero di note da usare, riusciremo a improvvisare meglio. L'improvvisazione con meno note è un'improvvisazione con una nota. Io prendo il Si, pollice e indice, e invento qualcosa con una nota. Cosa vuol dire che la invento? Beh, è semplice, eseguo questa nota, la soffio, la suono. La suono corta, la suono lunga, la ripeto, faccio un ritmo, elaboro questo ritmo. È un po' come un parlato, è come se raccontassi qualcosa con una nota. Riascoltarlo troppe volte. Di sicuro, forse non piace a chi ascolta, ma serve molto a chi suona, perché ci si fa un repertorio, si memorizzano diverse possibilità, si vede come reagisce lo strumento, si mette in relazione ciò che si fa con ciò che si ottiene, che è in fondo la cosa più difficile nel suonare. Questa era una nota. Già con due note si può improvvisare qualcosa di più bello, insomma, di più interessante. È molto utile anche dal punto di vista tecnico, perché lavorare su poche note consente al flautista di imparare bene come reagisce il flauto, quanta aria ci vuole, che tipo di colpo di lingua. Prendiamo due note un pochino più interessanti a distanza di quarta. Tre note, adesso non è che le faccio tutte, ma è giusto per spiegare. A questo punto tre note ha già un'implicazione, anche due note un pochino, ma tre note ha già un'implicazione armonica, maggiore, minore. Sol minore. Se avessi fatto il Si naturale, vado avanti 4, 5, 6, però il messaggio è evidente. Logicamente tre note alte, tre note basse, tre note vicine, tre note distanti. Diciamo vicine l'effetto è melodico, distanti è un po' più noioso. Re, la, fa, al.
alto, un accordo di re minore. Un altro modo per cominciare a improvvisare è variare qualcosa che si conosce. Per esempio, se prendo una musica, bisogna conoscerla veramente molto bene per poterla variare. Deve essere una musica che si è suonato parecchio, che si è fatto parecchio. Prendiamone una a Rasoterra, Fra Martino. Variare può consistere nell'aggiungere qualcosa. Per esempio, posso aggiungere prima di ogni nota della canzone Fra Martino un'altra nota, in questo caso posso aggiungere un re basso. Non è facilissima. Oppure posso aggiungere una nota sopra, una nota sotto. Non è necessario farlo proprio per tutte le note, è meglio farlo per quelle lente. Posso aggiungere varie note tra l'una e l'altra. Posso diciamo, questa si chiama variazione più che improvvisazione. Diventa improvvisazione se non la si scrive e se la si inventa. Ma il mio scopo non era insegnarvi le variazioni, cosa che ho fatto anche in qualche altra lezione e farò più avanti, era arrivare a improvvisare. Un altro modo di modificare una melodia e quindi di arrivare, di prendere la strada dell'improvvisazione, è ripetere. Ripetendo, il pezzo diventa qualcos'altro e il musicista comincia ad allontanarsi, perché il problema dell'improvvisazione è che bisogna allontanarsi dallo scritto. Se si parte da uno scritto, improvvisare vuol dire allontanarsi. È difficile psicologicamente, una paura di perdersi, effettivamente si perde, perché rischia di non sapere più a che punto è. Fortunatamente, improvvisando è lecito, è possibile fare qualunque cosa. Per cui anche perdersi è possibile. Però, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza di insegnante, non serve improvvisando fare qualcosa di cui non si è capito niente e che non si è capace a rifare. Non perché improvvisare voglia dire rifare, ma perché se io rifaccio qualcosa vuol dire che ero consapevole di quello che facevo, che stavo scegliendo. E quindi stavo imparando. Se io faccio qualcosa di bello, ma di cui non ho capito niente, posso aver avuto la fortuna di averla registrata, ma poi rimane una cosa così, come se non fossi stato io a suonarla. Qualcuno dentro di me ha suonato una cosa bella, bravo, ma non sono capace a rifarlo. Un altro modo, sempre partendo da una melodia che si conosce, scusatemi, rimango sul noioso Fra Martino, è di cambiare. Fra Martino è Sol, La, Si, Sol. Bene. Sol, La, Do, Sol. Sol, La, Re, Sol. Sto girando. Per esempio, Fra Martino sale, io scendo.
tutto il contrario. Non è veramente un'improvvisazione, ma è un modo di avvicinarsi all'improvvisazione. Imparato, una volta che uno si è esercitato in questi modi, aggiungendo, ripetendo, cambiando, usando poche note, a questo punto si può cominciare l'improvvisazione vera e propria. Sempre non parlo del jazz, parlo di questa improvvisazione che consiste nel suonare qualcosa che non è scritto e che probabilmente prima non esisteva o che perlomeno uno non aveva mai suonato prima. Allora, partendo, è bene, per non perdersi, per evitare che venga una possibile schifezza, scegliere in che tonalità suonare, in che modo suonare, anche con che tipo di scala. Per esempio, sono molto adatte alle improvvisazioni le scale pentatonali, esatonali. Questa è una scala che ha 5 note, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi. Io vado avanti e indietro con 5 note, proprio le faccio una dopo l'altra, salgo e scendo. Qualunque cosa faccio viene molto bene, è una bellissima improvvisazione. È un po' come quando sul pianoforte improvvisate sui tasti neri. Viene bene, perché appunto è una scala pentatonale. Questa era la prima scala facile sul flauto tenore, cioè sul soprano. L'altra è Sol, La, Si, Re, Mi. Scale pentatonali, che appena si fa una nota che non è in questa scala pentatonale sembra una stonatura. Quindi bisogna esercitarle, farle avanti e indietro e si improvvisa benissimo. Oppure la esatonale è un po' più noiosa, è un po' più difficile come dita, ma consente comunque di improvvisare. Sol, La, Si, Do diesis, Re diesis. Sol, La, Si, dunque ti devo riprovare. Sol, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi diesis, sì. Sol, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi diesis. Meno buona della pentatonale perché non ha dei punti di forza di appoggio. Anche una scala cromatica. È importante, non sto facendo dei salti, attenzione. Sto usando delle scale andando su e giù, come se avessi un dito solo e andassi su e giù con le note del pianoforte. Se prendiamo invece una scala normale, la scala che conosciamo noi, questo strumento, per esempio la scala di Do maggiore, evidentemente non andremo più su e giù, che diventa noioso. Diventa un pochino più complicato. Ogni salto che facciamo è un problema, perché ha un effetto per cui può dare fastidio, può non piacere, e poi le note hanno un diverso peso. Il Si in questa scala tende al Do. E se dopo il Si non facciamo il Do, fa un effetto strano. Alcuni intervalli sono forti, per esempio Sol, Do.
Insomma, dietro l'uso delle note diatoniche di una scala normale c'è tutta la competenza musicale, tutta la musica del passato. Quindi è difficile improvvisare sulla scala vera, però insomma, prima o poi ci dovevamo arrivare. Allora, a quel punto può essere di aiuto limitarsi, perché ogni volta che ci si limita va meglio, può essere di aiuto limitarsi a uno stile. Se per esempio conosco, questo è un saltarello, una musica medievale. Allora, se decido, se conoscendo un po' di musica medievale decido di rimanere nell'ambito dello stile, del ritmo di questo tipo di musica medievale, posso improvvisare. Stilistica, non era granché l'improvvisazione che ho fatto, però a furia di farle qualcosa di carino viene fuori. Oppure, per esempio, si può suonare in uno stile barocco. Usavano molto l'improvvisazione nel Settecento. Un trattato per flauto molto importante di Jacques-Martin Hotteterre si chiama L'Art Préludier. Préludier è un tipo di improvvisazione che si faceva prima di suonare un pezzo. Io, per esempio, dovevo suonare un pezzo in sol minore e prima di cominciare il pezzo in sol minore preludiavo. Era un modo di andare su e giù per le note con accordo di dominante, di tonica, della tonalità che poi si sarebbe dovuto usare. Diciamo che è un preludio, può essere un preludio in stile antico, quando uno prova uno strumento. Se io devo comprare un flauto, preludio, faccio per esempio che questo è un flauto in do, farò un preludio in do. La fine era un po' brutta, ma perché voglio provarne le note? Allora, limitarsi nell'ambito di uno stile, per esempio lo stile barocco usa molto le ribattute. Se per esempio si fa un pezzo, si improvvisa un pezzo in uno stile barocco con le ribattute, il fatto di limitare lo stile consente stranamente una maggiore libertà. Si può anche improvvisare in uno stile mozartiano. Avevo fatto un video su YouTube che trovo interessante dal punto di vista didattico, lavorato intorno alla Eine kleine Nachtmusik. Si può anche, ed è molto interessante, cercare di improvvisare in uno stile moderno, cioè una musica atonale, cercando di evitare tutto ciò che ricorda una tonalità. Si cerca di evitare i salti consonanti, si cerca di non insistere sulle note di un tono, per esempio sol maggiore, allora si comincia con un sol diesis.
interessante, tecnicamente è utile perché si fanno dei salti insoliti e può anche dare dei buoni risultati. Finisco questo primo discorso facendo un'improvvisazione e spiegandola a mano che la faccio. Allora, con cosa comincio? Devo sapere da che nota cominciare, comincio da un la. E comincio con un salto a cui seguirà qualcosa di melodico. Questo è un inizio che io faccio spesso, un po' noioso forse, ma è forte, è un'idea musicalmente forte che consente poi di essere elaborata. Sono partito, ho fatto qualcosa di melodico, sono rimasto sospeso su una nota alta e sono ritornato più o meno sulla nota iniziale, sulla seconda nota, ma il primo era in levare. A questo punto modifico. Rifaccio la stessa cosa ma con degli elementi diversi. Non sono ritornato sulla nota iniziale, ma sono ritornato su una nota che mi tiene in sospeso. A questo punto sono alto, comincio a scendere. Un'idea musicale ripetuta un gradino dopo l'altro, un po' strano come effetto, sono laggiù, una formula di cadenza e concludo con un re basso, che su questo strumento è abbastanza buono. A questo punto posso cambiare argomento oppure rimanere nell'ambito del primo tema. Ripetuto lo stesso tema aumentando la distanza tra la nota bassa e la nota alta. Adesso sono in alto, non posso continuare a fare la stessa cosa, è noiosa. Cambio. Non è che io mi aspettassi quel do. Forse mi aspettavo. Ho fatto un do per sbaglio, però una nota sbagliata, basta continuare, anche se avessi fatto una nota veramente sbagliata, che non c'entra niente, basta ripeterla, basta cercare il senso in quell'errore, qualcosa si trova. Soluzione splendida, ma è giusto per spiegare. E quando finisco? Quando non ho più niente da dire. Dunque, eravamo in sol minore. Questo era uno stile un po' barocco. Devo finire perché sono quasi 30 minuti. Alla prossima.